squadre che stanno adesso entrando sul terreno di gioco. Carpi, che quest'oggi si schiererà e farà debuttare a Cimastur, il grande talento del calcio italiano e marocchino, che ormai è alla ribalta nazionale da una decina d'anni, pur avendone soltanto 22-23 quest'anno. Campo Ferretti e Martignago ai lati di Benjamin Mokulu, agli ordini di mister Leonardo Colucci. Due squadre che si affrontano questo pomeriggio sotto la direzione di gara del signor Giuseppe Emanuele. A fare punti, tendono a chiudersi di più, per cui anche Ravenna, che sicuramente non ha una con grande intensità, di Bologna della Reggiana, schierare appunto il giovanile di proprietà della Sampdoria al posto di quello che è stato il titolare per gran parte del campionato, vale a dire Alessandro Tonti. Raspa non giocava Mastur, uno dei primi palloni toccati dal giocatore, lo ricordiamo, ex Milan, Dion. Mastur, maglia numero 7 per lui, perde palla, rischia qualcosa qua, poi c'è fallo però su di lui. Aveva provato ad andare a pressare alto Gianluca Esposito, lo ricordiamo, primo gettone per lui con la maglia del Ravenna questa gara, quindi necessario per la squadra di Colucci mettere più punti possibili tra sé e lui. Uno dei reparti più in difficoltà in questa stagione, quello difensivo, oggi sostanzialmente rivoluzionato rispetto a quella che sarebbe la formazione titolare, anche per Ale Simone Gozzi. Ricordiamo un ammonito, vale a dire il capitano Salvatore Papa, e un tiro di Orsini proprio oggi, 31 anni per lui, quindi auguri anche da parte nostra. Andrea Rossini, che quest'anno si è ritagliato dopo qualche stagione. Maurizi, oggi schierato esterno sinistro, Ricalpi. Maurizi fino a questo momento si è sacrificato in quella posizione, però evidentemente Mastur, Ghion, fa scaturire qualcosa di... Parte Mastur, palla bassa, in qualche modo all'onti, Ivana Core che costringe Ghion. Scambia con Mastur, poi pallone per Sabotic, ancora Ghion. Testa alta per Ghion mentre avanza Fofana, il tocco è per Mastur, largo sulla destra verso Marcellusi, va il cross di prima, la palla che arriva, Giovannini non riesce, della formazione romagnola e in difficoltà. Cretezza non si accontenterà ovviamente di questo vantaggio, attenzione perché c'è Mastur. Partite per lui, di cui 7 da titolare. Attenzione adesso al Carpi con Marcellusi che prova Mastur, il lancio di fuori gioco segnalato al numero 9 del Ravenna, che continua ad insistere dunque sul Carpi con lo scambio con Mastur. Si guarda intorno, Mastur, ancora Mastur, prosegue da solo, cerca di Mastur, Fofana, ancora anzi è Maurizi, Mastur, Cimastur, aggira bene Franchini, poi prova a far filtrare il pallone, niente da fare però in questo caso. Ghion cerca di recuperare, fase confusa con Mastur che si trova in possesso di palla in area di con poco oltre questa azione Mokulu. Tutto è pronto per il calcio di punizione, c'è Mastur che chiede al direttore di gara di spostarsi. Parte la rincorsa di Mastur, il tiro e la palla che termina a lato non di molto. C'è stato anche il grido di delusione da parte dei dirigenti del Carpi qui in tribuna per un calcio di punizione con Raspa ovviamente battuto, a due ammoniti.
riuniti Papa ed Esposito Pokeshi durante l'intervallo, non per il finale della ripresa del campi con Mastur che subisce fallo di genere delle gara da parte di Quarenten Fiore, e dunque può adesso gestire questo pallone la formazione padrona di casa nella il crossing, può imbastire questa azione offensiva il Carpi senza troppa pressione da parte del Ravenna. Siamo già nella tre quarti campo avversaria con il Carpi che prova a gestire con Giovannini. Mastur, spazio per il destro, la palla che termina a lato, ancora una conclusione da parte di Achim Mastur che era già andato vicino al tiro in porta proprio nel finale di primo tempo con quella punizione che è finita a lato di un metro, che adesso viene recuperata dal Carpi con Matteo Vito Lomolino sulla corsia di sinistra. Qua Mastur, Fofana intercetta, poi Mastur cerca di tenere il pallone incollato al piede. Sta la posta in palio tra due squadre che si stanno giocando la permanenza in categoria. Chion, la palla su, ha provato Mastur dalla bandierina. Parte il cross, non altissimo, di testa, la palla vagante, azione che però non si è concretizzata per il Ravenna. Mastur, Giovannini, si è visto poco anche Giovannini questo pomeriggio. Era Fiore, Mastur ancora, tiene palla Mastur, non subisce fallo, Giovannini, la palla per Marcellusi che prova a mettere la palla in mezzo. Mastur, troppo lungo il pallone per debutto salutato dagli applausi del fuochissimo pubblico, ovviamente tutto di fede